Ciao a tutti! Ho deciso di tornare a fare video su YouTube dopo 5-6 anni, forse anche di più che non ne facevo, e di dedicare il mio canale esclusivamente alle meditazioni, perché siamo tutti un po' stressati per ciò che sta succedendo nel mondo. Negli ultimi anni ho fatto diversi corsi di questo genere e in particolare negli ultimi tempi mi sono interessata alle meditazioni di Joe Dispenza. Joe Dispenza è un neuroscienziato che circa 25 anni fa ha fatto un incidente con la bicicletta ed è rimasto invalido. Ora, l'unica possibilità chirurgica era quella di fare un intervento che però non gli dava nessuna sicurezza, ragion per cui lui ha deciso di guarirsi da solo con il potere della mente e ci è riuscito. Da allora lui fa sempre questo tipo di corsi di meditazione in cui vanno tutte persone che hanno problemi di salute e molte sono guarite. Ora, il suo lavoro non è solamente spirituale, ma è anche scientifico, perché essendo lui uno scienziato, analizza i suoi, diciamo, clienti con elettrodi, elettroencefalogrammi, elettrocardiogrammi per vedere proprio la reazione del corpo durante la meditazione. E non solo ha guarito persone malate, ma anche ha fatto sì che molte persone attraessero nella loro vita ciò che desideravano. Lui si basa sul principio che ci sta, che c'è appunto un campo quantico, cioè una parte vuota dove noi possiamo creare. In effetti, la nostra realtà è costituita la materia è costituita da il 99,9 periodico di vuoto ed è proprio in quel vuoto che noi possiamo agire per ottenere ciò che vogliamo. Quindi la meditazione che vi propongo oggi è una meditazione per realizzare i desideri. Io propongo, suggerisco, di ripetere questa meditazione per 21 giorni e vedere ciò che succede. Quindi la prima cosa, scegliete un desiderio, mettetevi in posizione meditativa, che significa seduti con i piedi ben piantati a terra, con le mani sulle cosce, a occhi chiusi, e mettetevi le cuffiette e vediamo che succede. Buona meditazione. Ok, mettiti in una posizione comoda e rilassati. Fai un respiro profondo, trattieni l'aria e lasciala andare. Fai un altro respiro profondo, trattieni l'aria e lasciala andare. Ancora un respiro profondo, trattieni e lascia andare. Rilassa tutto il corpo, partendo dai piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, rilassa le cosce, i glutei, rilascia la pancia, la parte bassa della schiena, la parte alta della schiena, il petto, le spalle, le braccia, i gomiti, anche i polsi e le mani. Rilassa le dita, le punte delle dita e senti quella pulsazione
alle punte delle dita, tutta l'energia che rilassa, che si sente proprio alla punta delle dita. Rilassa la nuca, il collo, rilassa il viso, la mandibola, le labbra, i denti, anche le radici dei denti. Rilassa il naso, gli occhi, senti gli occhi sprofondare. Rilassa la fronte, il cuoio capelluto. Rilassa anche la radice dei capelli. Tutto il corpo è rilassato. Ed ora concentrati sul tuo desiderio. Il desiderio può riguardare il lavoro, l'amore, la salute o qualunque altra cosa. Ok, trasforma questo desiderio in una lettera, la lettera iniziale del desiderio, L per lavoro, S per salute, A per amore. E questa lettera, immagina questa lettera fatta di diamanti. Ok, e questa lettera fatta di diamanti, mettila in una sfera di cristallo. E metti questa sfera nel cristallo, immagina di sentirla nella tua mano destra e tienila lì. Concentrati sul buio dietro i tuoi occhi chiusi. Immagina una lavagna nera come quelle della scuola. E immagina di scrivere su questa lavagna il tuo nome e il tuo cognome. Scrivi prima il tuo nome con il gesso bianco. E adesso scrivi il cognome, lasciando uno spazio in mezzo. Ora, nello spazio tra il nome e il cognome è tutto buio e nero, nero della lavagna. Guarda quel nero con gli occhi della mente. Concentrati su quello spazio vuoto, quello spazio come se fosse uno spazio infinito nell'universo, uno spazio vuoto dove puoi creare quello che desideri. Immagina quello spazio come un portale, come un'altra dimensione, come una tasca in cui puoi inserire qualcosa e crearla. Quello spazio vuoto è uno spazio dove si può creare qualunque cosa tu desideri. Ecco, osserva quello spazio vuoto e rilassa la tua mente in quello spazio. Ed ora inserisci la tua sfera di cristallo che hai in mano in quello spazio. La sfera di cristallo si apre e esce quella lettera fatta di diamanti. In quello spazio vuoto si crea la realizzazione del tuo desiderio. Concentrati sulle sensazioni. Immaginati che quel desiderio sia avverato. Vedi te stesso col desiderio avverato. Come saresti vestito? Che volto avresti? Osservati. Il tuo desiderio si è avverato in quello spazio vuoto, in quella tasca dell'universo, in quella dimensione
dove puoi creare. Esci dal tuo corpo e entra in quel corpo che è proiettato in quello spazio, quella versione di te quando il desiderio si è avverato. Entra in quel corpo, sentiti col desiderio avverato. Come ti senti? Quali sono le sensazioni tattili? Cosa senti? Per esempio i vestiti che hai addosso? La terra sotto i tuoi piedi? Senti proprio quelle sensazioni tattili che prova quella persona, quella versione di te, col desiderio avverato. Cosa c'è attorno a te, ora che sei in quel corpo? Quali immagini vedi? Se è un desiderio che riguarda il lavoro, dove sei? Osserva tutto ciò che è attorno a te. Lo stesso se è un desiderio che riguarda l'amore o la salute o qualunque altra cosa. Immagina, vedi con gli occhi della tua mente ciò che vedi nella tua versione col desiderio realizzato. Concentrati sulle immagini. Ciò che vedi, ciò che vede quella versione di te. E cosa sente? Quali sono le sensazioni uditive che prova quella persona col desiderio realizzato? E quali suoni, quali rumori? Quindi concentrati sui suoni che senti nella versione di te col desiderio realizzato. Senti quei suoni, quei rumori, quella musica. E adesso senti gli odori. Che odori senti? Che odore sente quella persona col desiderio realizzato, quella versione di te col desiderio realizzato? Senti quegli odori. Gli odori che provi nel momento in cui il desiderio si è realizzato. E anche il gusto. Cosa senti nella tua bocca? Che sapori senti? Concentrati sulle sensazioni. Sei quella persona, sei in quello spazio vuoto. Hai creato, hai realizzato il tuo desiderio. Quali sono le emozioni che provi? Cosa sente il tuo cuore? Innanzitutto gratitudine, perché se si è realizzato il desiderio, sei grato. Prova la sensazione di gratitudine del desiderio realizzato. Ed ora prova le sensazioni di gioia, di entusiasmo, di vitalità. Cosa provi nel momento in cui quel desiderio si è realizzato? Immagina queste emozioni, sentile nel tuo cuore.
il tuo desiderio si è realizzato. Quindi sei gioioso. Senti la gioia. Il tuo desiderio si è realizzato. Quindi sei forte, ti senti onnipotente, creativo. Senti quella forza dentro di te. Il tuo desiderio si è realizzato, quindi provi beatitudine. Sei in uno stato di estasi. Prova quell'estasi. Ok, ed ora lascia quello spazio vuoto e ritorna nel tuo corpo, guardando da fuori te stesso col desiderio realizzato. Osservati e torna nel tuo corpo. Senti di nuovo le sensazioni fisiche del tuo corpo. Senti i tuoi piedi, le tue cosce. Senti la seduta sotto di te. Senti la tua schiena, le tue braccia, il tuo collo, la tua testa. Senti i rumori attorno a te. Senti gli odori attorno a te. E adesso, piano piano, ritorna dove sei, in te stesso. Muovi prima i piedi. Piano piano, muovi le braccia, le mani, muovi il collo. E piano piano, apri gli occhi.